Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo, in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina nel tragitto che mi vede andare verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Stamattina ho iniziato la diretta mettendomi questa mascherina FFP2, tra poco vi spiego il perché. Dicevo, in queste dirette io parlo di cose che possono essere più o meno interessanti. Poi con chi mi viene a trovare il negozio tutti i giorni, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, vado ad approfondire determinate tematiche, altre persone mi contattano in privato per avere informazioni, per approfondire. Dicevo, potete venirmi a trovare tutti i giorni, il sabato solo mattina e la domenica chiuso. In queste dirette appunto parlo di cose che possono essere più o meno interessanti. Nella diretta di oggi ho talmente tanto di quel materiale di cui potrei parlarvi e potrei stare collegato almeno fino a mezzogiorno, però sarò breve e cercherò di essere incisivo. Allora, questa diretta la dividerò in varie sezioni. Intanto parliamo subito dell'FFP2, delle mascherine, che oramai di fatto sono d'obbligo dei chirurghi, che di fatto non vanno più utilizzate. Da sempre, comunque da quando è iniziata la pandemia, si usa dire che le FFP2 sono sicuramente più sicure rispetto alle mascherine chirurgiche usa e getta. Anche le FFP2 in teoria sono usa e getta, però hanno delle restrizioni sicuramente superiori, fanno passare meno particelle. Ancora più sicure sono le FFP3 con valvola o senza valvola. Andiamo al motivo di questo, è più che altro un'offerta commerciale, ecco, passatemi il tempo, io non faccio mai in queste dirette riferimenti commerciali, però oggi lo faccio ed è importante. Perché? Perché oggi l'alternativa per il comune cittadino che appunto si vede costretto a utilizzare gli FFP2 è andare in un qualsiasi negozio che le vende o farmacia che le vende, spendere un euro e 50, 2 euro, non lo so quanto le vendono nelle farmacie o nei negozi che le vendono, oppure andare sull'online. Queste mascherine FFP2, ieri ho lanciato un'offerta, la trovate anche sulla mia storia su WhatsApp, 100 mascherine vengono a costare 49 euro, quindi di fatto meno di 50 centesimi a mascherina. Il consiglio che do a tutti gli amici e le amiche che mi seguono è quello di comprarle. Ieri ho messo il link su eBay, ma poteva essere anche Amazon. Su eBay la furbizia che potete avere è quella di pagare con PayPal, cosicché se dovesse capitare che il negozio vi vuole fare la truffa, siete sempre tranquilli, perché PayPal, ricordatevi, che rimborsa sempre l'utente finale, quindi voi. In realtà se aprite il link troverete un negozio che ha quasi 200.000 vendite, quindi è sicuramente un negozio affidabile. Però la massima sicurezza è PayPal, pagate con PayPal e andate sempre sul sicuro. Cosa dite? Non avete PayPal, non avete come pagare? Contattatemi in privato, vi dirò come poter fare in altra maniera. Oppure andate in un qualsiasi negozio di vicinato, la pagate, ripeto, 1 euro, 2 euro, 1,50 euro, andate in farmacia. Se voi siete sostenitori dell'idea che bisogna portare avanti i negozi di vicinato, io sono contento per voi, fate una cosa bellissima. Io personalmente i miei pochi soldini preferisco utilizzarli al meglio e cercare di ottimizzare le spese nel migliore dei modi. Quindi questa è la prima sezione di questa mia diretta quotidiana, che posso chiamare offerte e opportunità. La seconda sezione di oggi, a proposito, completo l'offerta e opportunità. Se volete ricevere quando capitano le offerte e opportunità, mi mandate un messaggio WhatsApp, come avete fatto fin qui, al 347 10 97 484, col vostro nome, cognome, offerte. Quindi oltre ai messaggi del volontariato civico riceverete anche le offerte commerciali, quando ci sono. Nulla di invasivo, nulla di non etico. Io non pubblico mai offerte non etiche, poi magari in privato vi spiego cosa sono le offerte non etiche, anche se molti l'hanno capito. Tutto quello che io pubblico è generalmente sempre verificato, per cui andate sempre su tranquillo. La seconda sezione, dicevo, la potremmo chiamare buone notizie. Allora, in questa sezione buone notizie oggi gli metto dentro una determina che ho trovato, dove c'è scritto che sono stati spesi oltre 20.000 euro per realizzare, ricordate ieri vi parlavo delle brochure,
sui piani di emergenza, perfetto, sono state spese oltre 22.000 euro, adesso non ricordo la cifra esatta, per stamparne 30.000, benissimo, anche se io sinceramente oltre allo spreco di denaro io sono sempre contrario allo spreco della carta, però sono state stampate queste locandine, se non ricordo male il formato sarà 60x80 o qualcosa del genere. Io mi auguro che adesso vadano distribuite bene e soprattutto che vadano informati i cittadini. Noi ci siamo, l'ho detto sempre in quest'ultimo anno, se il comune vuole farcene avere qualche copia, stampate 30.000, non ne vogliamo assai, anche un migliaio per iniziare, ci occuperemo noi di distribuirle gratuitamente. È un servizio che facciamo con vero piacere, abbiamo anche un punto dove le persone potranno venire a ritirare, come abbiamo fatto in questi anni con i calendari della raccolta differenziata, con le varie istanze che nel tempo abbiamo fatto. Siamo contenti e pronti a continuare questo volontariato civico, appunto nell'interesse della collettività. Andiamo avanti. Terza sezione la potrei chiamare brutta notizia. Brutta notizia perché in realtà non è una sezione ancora che può essere una brutta notizia, è una brutta notizia perché ho trovato che è stata pubblicata la graduatoria per quanto riguarda la democrazia partecipata. In questa graduatoria della democrazia partecipata, il progetto che presentammo tramite una nostra volontaria è stato respinto, non ammesso. Cosa parlava questo progetto? Questo progetto parlava semplicemente della nostra proposta, idea, iniziativa del contrasto alle deiezioni canine in questa città. Un progetto che ha solide radici scaturite dal fatto che altri comuni in Italia hanno utilizzato lo stesso medesimo progetto. Ma vi poteva mai essere possibile, secondo voi, che una città come Siracusa potesse andare contro le deiezioni canine in questa città? Giammai. Preferiscono che le deiezioni canine, che chiaramente non sono colpa dei nostri amici a quattro zampe, bensì dei padroni in giacca e cravatta che non le raccolgono, quindi il progetto è stato respinto. Ora, io stamattina all'alba ho mandato un messaggio alla nostra volontaria, più che altro per chiedere alla nostra volontaria, io intanto purtroppo gli ho detto che il progetto è stato respinto, mi spiace, perché poi vedete, a me dispiace a questo punto anche coinvolgere i cittadini, le volontarie, i volontari, semplicemente perché poi tutto quello che facciamo noi chissà perché viene sempre respinto. Eppure non è che noi chiediamo la luna, non è che noi chiediamo chissà cosa che possa essere illegale, noi facciamo tutto quello che facciamo a norma di legge, quasi sempre riusciamo a prendere, a attingere le fonti da altri comuni che in maniera sicuramente intelligente hanno iniziato a portare avanti quelle istanze, noi le adattiamo alle nostre città. Comunque ho chiesto a quella cittadina semplicemente se per caso lei ha ricevuto da parte del comune la PEC, sono passati oltre 6 mesi perché l'iniziativa della democrazia partecipata era, se non ricordo male, datata aprile o maggio di quest'anno. Quindi dopo oltre 6 mesi io mi auspico, nel frattempo sto faccheggiando, se non ci fossero gli assistenti, i paraurti delle macchine me li farei tutti, invece così è troppo bello, va bene. Io mi auguro che la cittadina quantomeno abbia ricevuto risposta: guardi signora, abbiamo deciso di non ammettere il suo progetto perché... L'avranno fatto almeno questo? Voi dite? Vedremo, vi farò sapere alla prossima puntata. Ultima sezione, perché sono arrivato anche al mio posto di lavoro, sono le curiosità. Sappiate che da diversi giorni, chi mi segue lo sa, dopo una mia diretta, che se non ricordo male del 21 dicembre, tutte le determine inerenti a contributi dati a professionisti
credo più che altro tutti nel mondo dell'informazione, sono comparsi con la scritto Missis. Quindi io cittadino non sono tenuto a sapere quanto quella testata giornalistica, quanto quel giornalista, quanto quell'azienda, quanto quell'associazione ha ricevuto da parte dell'amministrazione comunale di Siracusa in soldi pubblici. Io non lo so se sia legale, sicuramente lo sarà, un dirigente che mette una firma su un documento del genere, che fa un'operazione del genere, sicuramente saprà se è un atto legale o meno. Ma la curiosità, sapete qual è? Io stamattina ho riso per 10 minuti consecutivi. C'è un documento pubblicato ieri al Labo Pretorio, ho fatto lo screenshot e l'ho conservato, così se lo dovessero modificare mi rimane quantomeno negli annali questa cosa, dove c'è scritto omissis. Ma non c'è scritto poi omissis nelle cifre che vengono tolte dal capitolato. C'è scritto omissis, però 2.000 euro li preleviamo da quel capitolato, più 1.000 euro li preleviamo da quel capitolato. No ragazzi, mi dovete credere. Io quello che sto vedendo in questi giorni all'Albo Pretorio del Comune di Siracusa, in 8 anni di topo di Albo Pretorio, che poi io non faccio politica, però mi piace capire come i soldi pubblici vengono spesi, si sono giocati questa carta dell'omissis, che ripeto, un giorno qualcuno magari mi spiegherà, sì, si può fare, non si può fare, non entro in merito, ma se dovete fare le cose, fatele per bene, non vi potete mettere omissis e poi pubblicate le cifre che togliete dal capitolato di bilancio apposito, 2.000 più 1.000. Va bene, dai, io... perdonatemi, ma davvero, a volte ad avere a che fare con la pubblica amministrazione c'è da piangere, credetemi, però è bello, io perché ti fai delle risate. Me ne vado a lavorare, perché il mio tempo che dedico lo sottraggo al mio lavoro, che è la cosa più importante in assoluto dopo la famiglia. E nel tempo libero, dopo che facciamo un po' di volontariato civico, mi piace illuminare le menti. Qualcuno mi dice, ma perché lo fai? Ti fai nemici? Ma io nella mia piccola attività, se quella persona vuole venire da me a riparare il computer, se quella persona vuole comprare mascherine risparmiando, io sono contento, perché poi so, sapete cosa? Che le comprano e non me lo vogliono dire. Ma io sono contento, perché comunque ho fatto del bene agli altri, senza nessun tornaconto personale, tranne quando sono mie aziende partner, e allora là ci guadagno qualcosina. Parliamo dello zero virgola, ma ripeto, io nella vita mi occupo sempre, il mio core business rimane quello dell'assistenza tecnica informatica. So che a Siracusa ormai siamo rimasti davvero in pochissime le aziende in regola che pagano le tasse e quant'altro. So che negli anni mi sono creato il mio gruppetto di clienti che, al minimo problema, mi chiamano 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Isole comprese. Tanti augurani, prossimo appuntamento domani mattina, sempre in questa diretta che ho chiamato In Viaggio con Savo Russo. Ciao a tutte e a tutti.